Cala il sipario sulla seconda edizione della 1 Grand Prix. A Brands Hatch, storico circuito inglese costellato da affascinanti saliscendi, si è conclusa la stagione della Coppa del Mondo per Nazioni. A titolo già acquisito, la Germania di Nico Hülkenberg ha voluto suggellare l'annata con la classica ciliegina sulla torta, lasciando all'idolo di casa, Robbie Kerr, solo il primo gradino del podio nella sprint race. Kerr si è imposto con classe nella prima corsa, mandando in visibilio i numerosi fans sugli spalti, con una gara dominata dall'inizio alla fine, flag to flag per dirla all'inglese. Alle sue spalle il solito Hülkenberg, mentre al terzo posto la piacevole sorpresa dell'Italia di Piercarlo Ghinzani, con Enrico Toccacello che ha strappato a metà corsa la terza piazza al francese Luc Duval. La nota di colore proviene dalla coppia Red Bull composta da Adrian Zaug, del team Sudafrica, e Sébastien Buemi, del team Svizzera, eliminatesi dalla corsa a pochi chilometri dal traguardo causa un sorpasso insensato dello svizzero ai danni del giovane sudafricano. Nella Future Race, invece, il trono torna nelle mani di Hülkenberg, bravo ad infilare Kerr al via, sudandosi poi la vittoria, respingendo gli attacchi del più veloce rivale britannico e godendo di un po' di riposo con l'interruzione dovuta all'ingresso della safety car al secondo giro, quando la vettura di sicurezza è intervenuta a causa di uno spettacolare incidente che ha visto coinvolte nella concitazione dello start Sudafrica, Repubblica Ceca e Australia. Sul terzo gradino del podio, assieme ai due principali protagonisti del weekend, ci sale ancora il nostro Enrico Toccacello, che sfoggia un ritrovato feeling con l'azzurra monoposto dell'Italia, gestita alla perfezione dal team Ghinzani. Un risultato che fa ben sperare per la prossima stagione della Serie per Nazioni, che al momento saluta e dà l'arrivederci al prossimo settembre sul circuito di Zandvoort, in Olanda, per la prima prova della prossima World Cup of Motorsport. It's all I can do.